Sindaco, come sempre una grande emozione. Sì, una grande emozione sicuramente, perché la Fòcara porta con sé questa grande forza prorompente che riesce a entrare nel profondo dell'animo e quindi riesce ad emozionare. Ovviamente quest'anno si aggiunge un'emozione in più, che è quella data da questi cavalli che partendo da terra, quindi partendo come cosa materiale, quindi come cosa colorata, come cosa, come elemento cromatico, e passano attraverso la Fòcara e si smaterializzano, prendono le sembianze della Fòcara stessa, il colore della Fòcara, per cui perdono la materia per diventare una cosa quasi come dire, fatta di spirito, spirituale, che si confonde con la Fòcara in un'unica fiamma, che diventa un messaggio di pace nel mondo. Maestro, cosa ha provato nell'assistere a questo spettacolo con le sue opere d'arte? Inimmaginabile, credo che sia proprio la prima volta nella mia carriera che un'opera d'arte prende vita, il fuoco gli ha dato vita, insomma. E poi la grande, solo l'onore di essere stato invitato a questa bellissima cosa che ha delle radici antiche che un po' mi appartengono, anche se non sono salentino, ma mi appartengono in quanto tutta area del Mediterraneo un po' appartiene anche al mio linguaggio, quindi doppiamente onorato. Ovviamente rimarrà la storia questa serata. Sono sicuro e spero proprio di sì, perché per me è unica ovviamente, e spero anche per l'avvenimento stesso diventi una memoria che i nonni racconteranno ai bambini e ai nipoti. Ovviamente grande la soddisfazione per tutta la città, per tutto il Salento, ma soprattutto per chi ha collaborato nel realizzare questa immensa struttura che quest'anno è diventata ancora più bella. Beh, è chiaro che diciamo alla fine il lavoro premia. In questo momento, con l'accensione della Fòcara edizione 2012, ci sentiamo al centro del Mediterraneo. L'avevamo detto in qualche modo qualche anno fa che la Fòcara è il simbolo dell'area mediterranea, il fuoco è da sempre patrimonio della cultura antica dell'area mediterranea e qui si è ricongiunta ad un'arte che cavalca, se vogliamo usare un termine più specifico, i territori fantastici e creativi dell'arte, unendosi a quelli che sono gli aspetti reali di un territorio o di una sostanza che lo rappresenta in senso tradizionale, come costume, come fede, spirito e materia. Insomma, diciamo che abbiamo congiunto forse due anime che da tempo non si reincontravano, quella del territorio salentino che è parte di una cultura mediterranea, che si sente parte in senso contemporaneo della nuova era mediterranea.